Dunque, la questione dell'Islam è una questione che richiederebbe molto tempo per essere sviluppata. In estrema sintesi, io direi che l'Occidente intrattiene con l'Islam un duplice rapporto. Per un verso, l'Occidente, ossia la civiltà del nulla, la civiltà del nichilismo compiuto, la civiltà, della mercificazione integrale dell'immaginario e quindi del relativismo nichilistico completo, vede nell'Islam un nemico tanto quanto il cristianesimo, perché effettivamente l'Islam, come il cristianesimo, è una religione della trascendenza che ci ricorda, o che ricorda ai suoi fedeli, che Dio non è il mercato, Dio sta nell'alto dei cieli, è l'Altissimo, e quindi in qualche misura degno di fede è Dio e non il mercato. Oltre al fatto che il mondo della trascendenza religiosa implica sempre, nell'Islam come nel cristianesimo, la dimensione del sacro. E il sacro è per definizione l'indisponibile, ciò che non può essere ridotto a merce. La distinzione tra sacro e profano, ci ricorda Mircea Eliade, è tipica delle religioni della trascendenza e non solo. Il sacro è un altro tempo e un altro spazio rispetto a quello del profano. Profano significa letteralmente ciò che viene messo davanti al tempio, profano, ciò che non sta nel tempio perché sta fuori. Diceva Ezra Pound che il tempio è sacro perché non è in vendita, no? E anche l'Islam ha una sua sacertà che entra in collisione con il cristianesimo, Sì, con però il professore, capitalismo. si ha molta paura nel parlare dell'Islam, come che se tu parli del demonio, insomma, se non Io non so chi è che ne abbia paura, io non ne ho paura, come in generale non ho paura di parlare, dipende da come si parla degli argomenti, no? Naturalmente si può capito. parlare di No, Dio, si può perché l'Islam, parlare. forse uno lo rapporta all'ISIS, al Vabbè, ma disprezzo magari allora per la donna, per tanti fattori. rapportare l'Islam all'ISIS è come rapportare il cristianesimo alle crociate, per carità, tutto si può fare, però non è il massimo della onestà intellettuale, Ho diciamo. capito. Ecco, certo, ci sono state anche le crociate, ma il cristianesimo non si risolve a quello. C'è stata anche l'Inquisizione, ma il cristianesimo non si risolve in quello. Però al di là di questo, a parte il fatto che l'ISIS bisognerebbe domandarsi se sia un prodotto dell'Islam o della civiltà della tecnica, no? Il terrorismo, ad esempio, dico, il terrorismo è un prodotto dell'Islam? Questa è una buona domanda, credo. Io personalmente mi sono fatto l'idea che sia un prodotto della civiltà del nulla e della tecnica, molto più che dell'Islam. Tant'è che il terrorismo germina soprattutto in civiltà tecnologicamente avanzate, tant'è che i terroristi esibiscono le loro tetre performance con mezzi di sofisticata tecnologia. Ricorderemo tutti a vita, credo, le oscene performance di Bin Laden e della sua equipe di terroristi, e lì abbiamo la tecnica che va vanto di Sì, ma sé. lì, professore, è realtà o è finzione? Allora, io credo che chi è saltato in aria e non può più raccontarcelo ci spiegherebbe volentieri che si trattava di realtà se solo potesse essere tra noi. Il vero problema, più che capire se è realtà o è finzione, è capire quale sia la matrice reale. Ecco, io credo che un cristiano come un islamico che fossero fedeli al verbo divino del Dio rispettivo non potrebbero mai uccidere in nome di Dio. No, è contraddittorio sul piano teologico uccidere in nome di Dio, perché se chi ci sta di fronte è una creatura di Dio, uccidere in nome di Dio è contraddittorio, vorrei dire, no? Le creature vanno amate, non uccise. È invece il nichilismo che produce tanto la cancel culture, che è tuttavia preferibile per certi versi rispetto al terrorismo, quanto il terrorismo che è, come dire, una cancel culture che è portata all'estremo, che cancella materialmente gli enti e non solo le vestigia del passato. Però quello che volevo dire è che l'Occidente verso l'Islam ha questo rapporto. Per un verso lo odia almeno quanto odia il cristianesimo per le ragioni suddette, cioè il fatto che l'Islam è una religione della trascendenza e in quanto tale è di ostacolo rispetto a una civiltà che vuole vedere ovunque il nulla.
E quindi abbiamo già essenzialmente dalle Torri Gemelle una sorta di crociata globale. Del resto, non c'era più il nemico comunista perché si era estinto, Berlino 89 seguenti. Dal nemico rosso si passò a quello verde, quello islamico, che veniva identificato con il terrorista, e il terrorismo svolge anche una buona funzione dal punto di vista dell'ideologia dominante, perché permette di individuare un nemico sempre esterno e quindi di fortificare noi contro loro, di annullare fintamente le divisioni tra di noi per proiettare le divisioni verso l'esterno. Permette di instaurare lo stato di sicurezza che abbiamo imparato purtroppo a conoscere dal 2001 con le misure d'emergenza, le limitazioni delle libertà in nome della sicurezza messa a rischio dal terrorismo e così via. E quindi questo aspetto è innegabile, l'odio verso l'Islam da parte dell'Occidente sdivinizzato. Però poi in Europa capita, a mio giudizio, qualcosa di apparentemente contrastante, ma che in realtà esprime in egual titolo questo fenomeno. In Europa abbiamo una tendenza portata avanti soprattutto dagli araldi del progressismo neoliberale arcobalenico, una tendenza a celebrare l'Islam in funzione anticristiana. Questo è un altro aspetto interessante. Gli stessi che sul piano internazionale propagandano le guerre contro il terrorismo islamico, le guerre contro gli islamici identificati in maniera gretta e volgare con il terrore in quanto tale, sono quelli che poi in Europa invece ci dicono che ci vuole l'Islam, ci vogliono più attenzioni per l'Islam, ma lo fanno non certo perché abbiano interesse reale verso l'Islam, che ripeto, odiano tanto quanto il cristianesimo, ma semplicemente perché ove il cristianesimo sia religione egemonica all'Europa, l'Islam viene utilizzato non per accogliere l'Islam, ma per colpire il cristianesimo, quindi in funzione anticristiana. Questo è il punto, a mio giudizio, interessante. Io sotto questo riguardo sottolineo due aspetti. Ecco, questo punto, secondo me, è quello che non si ritrova in larga parte della pubblicistica contemporanea anche, e questo punto è quello che ci spiega anche curiosamente il fascino che molti intellettuali subiscono rispetto all'Islam in Europa oggi. Perché? Penso a intellettuali anche di pubblica visibilità, no? Penso a Pietrangelo Buttafuoco, ad esempio, un intellettuale rispettabilissimo che si è convertito all'Islam, no? Come mai? Qual è il senso di questo fascino? A mio giudizio, l'Islam, per ora almeno, ha subito molto meno la propria evaporazione rispetto al cristianesimo, quindi è ancora una religione più viva forse rispetto al cristianesimo, non ancora del tutto piegata. Provate, come usa dire, a fare certe cose che in Occidente vengono fatte tranquillamente, offese al sacro, mercificazione della vita, provate a farle a Teheran, ad esempio, no? Volete un esempio canonico, lugubre, quello che accadde alla redazione di Charlie Hebdo, un gesto condannabilissimo senza se e senza ma, ovviamente, però di quell'aspetto è interessante notare che, come dire, che se si fosse fatto lo stesso con il cristianesimo non ci sarebbe stata alcuna reazione, probabilmente. Con l'Islam, evidentemente, qualche reazione c'è, esecrabilissima, intendiamoci, condannabile. Però è la prova che l'Islam non permette ancora la propria dissacrazione da parte della civiltà, del nulla di cui stiamo Però viene discutendo. dissacrato il cristianesimo. Ma viene dissacrato il cristianesimo in funzione, come dire, dagli stessi che vorrebbero dissacrare anche l'Islam. Cioè io dico questo, un islamico, lei mi diceva che è credente, un islamico non le chiederà mai di rimuovere i suoi simboli religiosi, le chiederà al massimo di poter esporre anche i propri. Sarà invece, il corifeo della cultura del nulla, liberal progressista, a chiederle di togliere i suoi simboli perché bisogna accogliere l'islamico, al quale pure chiederà poi di togliere i suoi per aderire alla società laicizzata. Questo è il punto. Cioè, voglio dire, il nemico non è che ha un'identità forte, anche fortissima, diversa dalla nostra. Tra identità forte si può dialogare. Il vero nemico è chi non ha un'identità e vuole annullarle tutte. Questo è il punto. Cioè, il vero nemico non è
l'islamico, il cristiano o chi abbia identità anche diverse dalla nostra. Il vero nemico è l'alfiere della civiltà del nulla che tutte le identità vorrebbe annullare e ci sta riuscendo peraltro. Ci sta riuscendo. Cioè l'idea oggi in auge nella civiltà dei consumi è quella di un multiculturalismo senza culture però. Paradossalmente il discorso del cosmopolita imperante è quello che chiede a ogni cultura di rinunziare a sé per aprirsi alle altre, ma così facendo non si crea un dialogo tra le culture, si produce invece l'annientamento delle culture. Io posso dialogare dalla mia cultura cristiana con la tua cultura islamica se io ho la mia e tu hai la tua, e se tu non mi chiedi di rinunciare alla mia, né io chiedo a te di rinunciare alla tua, ma se troviamo un momento di dialogo, questo dovrebbe essere l'elemento del dialogo interculturale, il cui presupposto è che le culture diverse ci siano e si riconoscano nella loro alterità. Invece il discorso del cosmopolita pretende di creare un dialogo svuotando le culture e quindi annientando i presupposti stessi del dialogo. Ecco perché disse molto bene Joseph Ratzinger, raffinatissimo teologo e raffinatissimo filosofo, che in realtà l'Islam non odia il cristianesimo. L'Islam odia una civiltà che sta dissacrando ogni religione. E questo è un punto interessante su cui bisognerebbe ragionare profondamente.